Amici di Moto.it, benvenuti in questo nuovo video. Siamo nella serie di contenuti dedicati ai nuovi modelli BMW e oggi la protagonista è lei, BMW R1290, una moto su cui c'è stata molta attesa e che vi abbiamo già presentato sia sul nostro canale YouTube dal vivo durante il Motorbike Expo, un'occasione unica dove questa moto ha potuto debuttare, è potuta essere toccata con mano dal pubblico, ma anche sul nostro sito con un articolo dedicato. E ora finalmente abbiamo la possibilità di provarla e siamo venuti a Malaga proprio per testarla insieme alle altre novità BMW, ovvero la F900 GS e la M1000 XR, di cui trovate tutti i video in descrizione. Insomma, questa R1290, una moto dove la parola d'ordine è personalizzazione e unicità, e ora andiamo a vedere il perché, ma prima sigla! Sicuramente personalizzazione. Perché? Perché è una moto classica dove l'estetica è un po' la chiave, è curatissima nei dettagli e la possiamo cucire a nostro piacimento, non come un guanto, ma come un abito sartoriale, perché questa moto è oggettivamente molto stilosa. Tre sono le colorazioni disponibili. Una è questa, la Sanremo Green. Vi faccio vedere un po' più da vicino il dettaglio del nuovo serbatoio, questa colorazione verde molto particolare, va vista dal video. Speriamo che la nostra action cam riesca a regalarvi un po' la migliore resa di questo colore. È veramente bello bello. Insomma, Sanremo Green, ma sono disponibili altre due colorazioni: una Storm Black con questa parte del serbatoio e i vari altri dettagli nera, mentre una dedicata alla 719, tutta in alluminio spazzolato. Bella, eh? La seconda parola è unicità, perché sì, lo stile di questa moto è unica, non si ispira a nient'altro sul mercato. E poi la vedete qui, questa firma 90 è un po' un'esclusiva BMW. Ci hanno sempre abituato bene con il design e sicuramente con questo mezzo non ci hanno deluso. Estetica sicuramente molto curata, e un dettaglio che non tutti sapranno nel design è che l'inizio del serbatoio è collegato fino al codino, alla fine della moto, da un'unica linea, il che rende l'estetica molto piacevole. Ce l'hanno raccontato i designer BMW durante la conferenza stampa. Un dettaglio che non si nota se non c'è un occhio attento, però ecco, fa sempre piacere sapere. E continuiamo la descrizione tecnica con uno dei protagonisti di questa moto. Sì, va bene l'estetica, ma il motore. Motore boxer bicilindrico 1170 cm3, uno dei più amati dagli appassionati BMW, raffreddato ad aria e olio. Questo motore è un gioiello, è stato tanto apprezzato dai motociclisti e viene equipaggiato appunto su questa R1290. 110 cavalli a 7000 giri e il valore di coppia, pensate, è poco sotto. Siamo a 115 Nm a 6500 giri, quindi questo ci fa già capire le qualità di questo motore, ma in tanti di voi sicuramente lo conosceranno. Equipaggiamento di serie di questa R1290 assolutamente completo, così come la compriamo da BMW, quindi senza mettere mano all'infinito catalogo di optional disponibile per questa R1290, troviamo un serbatoio in alluminio, lo vedete qui curatissimo e nuovo nel design, le modalità di guida Rain, Road, Dynamic, il Keyless Ride. Vediamo qui equipaggiato, la moto si sblocca tramite quel pulsante sul blocchetto comandi destro. Vabbè, la forcella upside down a steli rovesciati, completamente regolabile in tutti i suoi settaggi. MSR dinamico, impianto frenante dedicato, ABS Pro e controllo dinamico della trazione. E come non spendere un paio di parole su questo nuovo scarico? Continuando nella descrizione tecnica di questa R1290, passiamo un po'
alla ciclistica, forcella a steli rovesciati da 45 mm, completamente regolabile in tutti i suoi settaggi, e questo impianto frenante, due pinze a quattro pistoncini firmate Brembo che mordono un disco bello bello generoso, guardate quanto è grande, logicamente disponibile l'ABS. Equipaggiata troviamo una Continental Conti Road 120-70 su logicamente un cerchio da 17, mentre al posteriore il cerchio rimane logicamente sempre da 17, ma la gomma diventa una 180-55, un bel gommone per questo genere di moto, ma questo lo vedremo poi nella parte dinamica, l'aiuta sicuramente nel piacere di guida. La ciclistica si completa con un telaio completamente rinnovato insieme al serbatoio, ora è posizionato un po' più indietro, ma insomma questo telaio è stato completamente rivisto un po' per regalare forse un carattere anche più sportivo a questa R1290, ma soprattutto per garantire una personalizzazione senza eguali. Guardate tra l'altro la cura dei dettagli, vabbè, è un classico BMW questo. I blocchetti comandi sono quelli a cui ci ha sempre abituato BMW, classica rotella per scorrere, stavolta non nei menu, questa viene utilizzata, lo vedrete poi negli onboard, per gestire quello che è tutta la navigazione, comunque un pacchetto a parte. Questo è il pulsante per scorrere nei vari menu, manopole riscaldate immancabili per BMW, cruise control, questo fa parte del pacchetto Dynamic, tasto per rimuovere il traction control, indicatori di direzione e clacson. Da quest'altra parte, pulsante SOS, sicurezza al primo posto, pulsante keyless per l'avviamento della moto, tasto mod per cambiare tra le modalità di guida, questo di serie insieme al keyless, e poi il pulsante magico dell'avviamento. Comunque i componenti su questa BMW R1290 sono di primo ordine, BMW ci ha sempre abituato a una qualità premium e su questa R12 non si smentisce. Vi dico che la frizione è monodisco a secco azionata idraulicamente. Qui tra l'altro vedete la sella monoposto, è optional con questa unghia appunto monoposto, quindi qui il passeggero non è contemplato, però tuttavia è un accessorio che si può scegliere dal catalogo BMW. Tra l'altro vi invito personalmente a fare magari un giro sul configuratore BMW, passerete sicuramente una bellissima serata a configurare nel vostro modo preferito questa R1290, perché le possibilità di personalizzazione sono infinite. BMW invoglia proprio i futuri acquirenti di questa bellezza a configurarla appunto nel suo modo preferito. Si passa dalla colorazione, cupolini dedicate, selle, insomma ce ne sono per tutti i gusti. Però ragazzi, ora diciamo che è arrivato il momento di smetterla con la tecnica e di salire un po' in sella per vedere come si guida questa R1290, quindi via alla GoPro! Ed eccoci ragazzi, finalmente in sella la R1290. Iniziamo subito con le sensazioni di guida. Allora, la posizione in sella è molto rilassata, siamo leggermente rannicchiati con le gambe, ma tutto sommato è una posizione molto comoda, ma una posizione che ci consente anche di divertirci. Il telaio è nuovo, è stato sì studiato per personalizzare al massimo la moto, ma ha anche delle caratteristiche dinamiche da non sottovalutare, quindi sì, adatta alla personalizzazione, ma adatta anche a divertirci tra le curve. Qui a Malaga abbiamo uno spettacolare asfalto e delle bellissime curve su cui divertirci e testare al meglio questa R1290. Quindi sensazioni di guida, come vi stavo dicendo prima, siamo leggermente raccolti con le gambe, ma questo non mette in crisi la comodità, si sta molto bene in sella e la posizione è naturale, quindi qualora si volessero fare anche un po' di chilometri lei c'è a seconda. Ecco, non è una moto da touring, lei è una moto sì versatile, però non aspettatevi di fare chilometri e chilometri di autostrada, perché la protezione dall'aria logicamente non c'è, ma questo stile di moto non lo prevede, anche se comunque dal catalogo accessori di BMW potete trovare un sacco di personalizzazione, tra cui anche un bel cupolino che forse qualcosa può fare. In tutti i casi, com'è la dinamica di guida? Beh,
è molto divertente questa moto. E per capire un po' al meglio come si comporta qui nel misto, è arrivato il momento di mettere la mappa Dynamic. Settabile dal blocchetto di sinistra, ora siamo in mappa Dynamic, cambia la risposta del motore, è ancora più pronto nonostante il boxer BMW, ecco, sia ben conosciuto per avere questa caratteristica, questa prontezza ai bassi giri. La mappa Dynamic accentua questa sua caratteristica. I 110 cavalli si sentono, ha una bella spinta soprattutto in basso e allunga non poco. Sentite un po' che sound, bellissimo questo sound del boxer, bello corposo, con una castagna in basso, insomma, che regala solo questo tipo di motore. E poi è piacevole, nonostante spinga molto in basso, è molto gestibile questo motore, è fluido, si può cambiare tranquillamente sotto coppia, anzi, forse il suo stile di guida preferito è proprio quello rilassato sotto coppia, senza tirare le marce al limitatore, anche perché, ragazzi, con 110 cavalli di strada se ne fa tanta e insomma i limiti della strada non ce lo consentono, quindi guida sotto coppia questo motore la predilige sicuramente. Tra l'altro, molto interessante dal display digitale, qua lo vedete, abbiamo diverse modalità di visualizzazione. Questa dove abbiamo un po' più informazioni, ma possiamo passare appunto alla modalità Pure Ride. Ora la inserisco e vediamo solo la velocità e alcune informazioni base. Molto accattivante nell'estetica. Cos'è sorprendente di questa moto? Beh, l'attitudine a fare le curve, molto stabile in curva e decisamente agile, scende in piega, che è una meraviglia e ci rimane anche. Del misto stretto dà anche il suo meglio, nonostante il peso, 219 kg. La ciclistica è molto solida e il set delle sospensioni consente un buon grado di divertimento, ecco, nonostante non sia stata pensata unicamente per questo. I controlli elettronici ci sono col pacchetto Dynamic, come avrete sentito nella parte dedicata alla tecnica. Sentite che spinta e allunga, che bel sound questo bicilindrico. Il pacchetto elettronico appunto c'è, col pacchetto Dynamic infatti abbiamo comunque quick shifter, hill hold control, manopole riscaldabili immancabili sulle moto BMW. E poi appunto questo bel quick shifter che ci fa snocciolare le marce una dopo l'altra, è veramente un piacere con questo boxer. Leggermente contrastato, ma nulla di grave, ecco. Molto presente la doppia pinza freno anteriore, che regala una bella sicurezza, un mordente bello incisivo sin da subito, devo dire. Ci si ferma molto forte, l'ABS comunque non è invasivo. Il set delle sospensioni è bilanciato per questa moto, non è né troppo morbido né troppo duro, forse leggermente più tarato su un assetto rigido, che comunque va anche un po' con lo stile della moto. Qua stanno facendo il barbecue, comunque bellissime giornate in Spagna. Come gli piace essere guidata a questa moto? Si adatta un po' a uno stile ibrido, sia se vogliamo uscire un po' di più con il corpo, lei ce lo consente, è una moto decisamente stabile, che se vogliamo, diciamo, un po' più piegare la moto e rimanere seduti sulla sella. Sella che è per prima cosa decisamente bassa da terra, siamo a 795 mm, ma anche molto comoda perché ha un'ottima imbottitura, quindi se facciamo anche tanti chilometri non dovrebbe essere un particolare problema. Terza, bello, senti che spinta il bicilindrico, sempre pronto in qualsiasi marcia. Guardate, ora metto una sesta e usciamo dalle curve con un filo di gas e con questo bel rombo ai bassi, classico del boxer.
E dopo averla provata tra le curve, ragazzi, è arrivato il momento di dire un po' come va questa R1290. Il progetto funziona assolutamente bene, è una moto un po' multifunzione, molto bella nell'estetica, ma anche molto divertente tra le curve, quindi non è solo stile ma c'è anche tanta sostanza. Il protagonista, quello che gioca un ruolo fondamentale in questo progetto, è questo bel motore boxer raffreddato ad olio e ad aria. Ecco, è uno dei più amati tra gli appassionati della BMW e è un motore che assolutamente funziona benissimo. 110 cavalli, ma il suo forte è la coppia. È pronto sin dai bassi, è bellissimo, è super soddisfacente snocciolare le marce con il cambio quick shifter disponibile nel Dynamic Pack. Quindi è un progetto che sì, funziona molto bene, è bello esteticamente e si guida soprattutto bene un po' in tutti i contesti. Inizialmente dobbiamo un po' capirla perché è una moto molto comunque reattiva, data un po' dalle modifiche sull'interasse e sul telaio, ma una volta che la capiamo riusciamo a divertirci molto con questa moto. Quindi sì, potrete andarci sicuramente a fare aperitivo a Milano, mi raccomando, analcolico, però poi ve la prendete, vi mettete tutte le protezioni, mi raccomando, anche in città, e poi andate a farvi due pieghe sulle strade e lei vi asseconda. Il pacchetto è completo, già come viene dato di serie non è assolutamente male, tuttavia se volete averla sotto questa configurazione, quindi tutta bella kittata, sellino monoposto con questa unghia super curata in alluminio spazzolato, dovete spendere un po' di soldi. Quindi è arrivato il momento di arrivare ai pro e ai contro di questa moto. Allora, sicuramente da menzionare come pro l'estetica, perché è curatissima, le finiture, insomma, BMW ci ha sempre abituato a questa qualità costruttiva, e poi è super personalizzabile, insomma questa moto ce la possiamo cucire addosso, come vi ho detto prima, come un abito sartoriale. Mi sento di mettere al secondo posto la dinamica di guida, perché non ci si aspetta una vivacità tale da questa moto. È molto divertente da guidare tra le curve e soprattutto le sospensioni rispondono in modo molto positivo, tra l'altro sono anche settabili, quindi non rimarrete sicuramente delusi dalla ciclistica. E poi il motore va messo assolutamente nei pro, perché c'è un motivo se è stato il più apprezzato tra i BMWisti. Ecco, è un motore super premiato, molto corposo ai bassi. Come contro cosa mettiamo? Beh, forse il prezzo, ma non quello di accesso, che è a 18.950 euro, ma un po' tutto quello degli accessori, perché se vogliamo avere una moto simile a questa dobbiamo mettere un po' mano al portafoglio, infatti lievita molto facilmente la cifra. Però vi ricordo comunque la dotazione, sì, il prezzo c'è, però un po' è giustificato dalla dotazione, che è completa. Abbiamo una forcella a steli rovesciati che funziona veramente bene, un motore prestante, una componentistica con delle finiture assolutamente premium. Quindi sì, è un po' costoso oggettivamente come moto, però ecco, è tutto un po' giustificato. Ragazzi, da Malaga è tutto, noi ci siamo divertiti tantissimo a provare questa moto, vi invito a iscrivervi al nostro canale, a seguirci sui social e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!